Buongiorno e bentornati a quello che una volta era il consueto appuntamento domenicale, ma che ultimamente esce un po' a caso. Ma cerchiamo di riprenderci, non dico più niente perché non voglio fare promesse. Ma, come sempre, prima di iniziare vi ricordo i miei incredibili social. Intanto, sono tutti i giorni in live su Twitch dalle 18, dal lunedì al venerdì, la domenica alle 21, faccio live, vi faccio vedere i fumetti, parliamo, chiacchieriamo, discutiamo di cose nerd. Poi, la mia pagina Instagram, in cui pubblico le copertine di Colazione a Fumetti, quando ricomincerò a farli uscire, il secondo canale YouTube Cantina Pelata, in cui ricarico le live, e poi il gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, il canale con le notifiche e il canale con le offerte. Trovate tutto in descrizione, insieme ai link ai fumetti di cui vi parlo oggi. E quindi andiamo a cominciare, come sempre, con DC Comics. Acquistini interessanti e iniziamo con Wonder Woman numero 26. 5 euro, due storie dell'Amazzone. Ancora alle prese con i suoi strani viaggi in giro per il universo, multiverso, omniverso, non l'ho ancora capito. In ogni caso, beh sì, c'è un Wonder Man, tipo, non lo so, ma lo scopriremo solo leggendo. Ai testi, come sempre, Michael W. Conrad e Becky Cloonan. Ai disegni del primo episodio, Emanuela Lupacchino. Per il secondo, invece, Travis Moore, questo qua. Non ho ancora letto il numero di Wonder Woman. La serie, non lo so, secondo me ha un po' di alti e bassi, comunque è una lettura che ci può anche stare. E poi abbiamo il numero 46 di Batman. Continua Fear State, lo sto gradendo il crossover, non ho ancora letto il numero 46, ma sono in pari con quelli precedenti. All'interno c'è anche un preludio a Task Force Z, che sinceramente non ho idea di cosa sia ancora, non avendolo ancora letto appunto. In ogni caso, scritto da Matthew Rosenberg con i disegni di Derek Robertson, eccolo qua. La storia principale invece è un tie-in in realtà di Fear State tratto da Detective Comics di Mariko Tamaki e Dan Mora ai disegni, quindi non credo centralissimo con la trama principale, però in ogni caso è Batman, si compra di base. E a proposito di Batman, un volume DC, l'unico che ho acquistato questa settimana, ovvero Batman, il Cavaliere Oscuro Detective 1. Storie super classiche dei primi anni 80 e che fondamentalmente ho preso per potermi gustare i disegni di Alan Davis su Batman, che sinceramente mi piace davvero un sacco. Credo che alcune di queste storie le possedevo già, ma forse solo una piccolissima parte, in teoria da quello che ho controllato, spero di non aver sbagliato, e in ogni caso mi incuriosiva un sacco e ho deciso di acquistarlo, perché sinceramente mi sembrava valesse la pena farlo. Non ho ovviamente ancora letto le storie e sinceramente non so quando lo farò, ma Alan Davis resta uno dei miei disegnatori preferiti in assoluto, e niente, vederlo alle prese con Batman mi piaceva, e quindi mio. A questo punto passiamo a Marvel e iniziamo con un fumetto speciale, anche se inspillato, ovvero Timeless. Storia dedicata ovviamente a Kang il Conquistatore, lo vediamo in copertina, scritta da Jed McKay, disegni di Kate Walker, Greg Land e Mark Bagley. E sì, nessuno è felice quando vede Greg Land, ma che ci volete fare? In ogni caso è un volume un po' particolare, ci terrei a parlarvene direttamente in un video, in ogni caso vi dico giusto questo: se non siete particolarmente interessati al personaggio di Kang, ma avete paura che il fumetto sia importante per la futura continuity, no, tranquilli, potete tranquillamente non leggerlo e ignorarlo. Semplicemente è uno di quegli albi che Marvel Comics ogni tanto fa per presentare un po' quelle che saranno le nuove saghe in futuro, però sono semplicemente degli accenni e non ci spiegano niente e soprattutto non ci danno informazioni in più, quindi tranquilli. Se volete leggermi una storia piacevole di Kang, ci sta, altrimenti potete tranquillamente lasciarlo sullo scaffale. Poi, numero 21 per New Mutants, che è l'ultimo numero dello spillato dei Nuovi Mutanti, scritto da Vita Ayala e disegnato da Danilo Beirut. Se siete, per qualche strano motivo che non comprendo, fan della serie, tranquilli, comunque le storie continueranno direttamente in volume più avanti nel corso dell'anno. Sinceramente non è una grande perdita perché non mi fa impazzire New Mutants per come viene scritto, anche la storia all'interno di questo numero non è che sia tutta questa roba, è un po' così, ti lascia un po' il tempo che trova. E conclude il fumetto una storia dedicata a Sunstop, che torna a casa dopo tanti anni e però viene disegnato ancora come se ne avesse tipo 12, anche se in realtà è un adulto, ha diretto aziende e gruppi di supereroi e sicuramente non è il modo ideale di ritrarlo, solo che evidentemente il disegnatore non è in grado di farlo e quindi... Comunque sì, fa parte di uno di quei soliti albi strani promozionali di Marvel in cui cercano di portare voci teoricamente molto positive. Si intitola Marvel Voices Community e non ho idea a cosa sia riferito esattamente questo community.
non lo so, in ogni caso anche qua c'è il solito discorso di tutti i personaggi sono della stessa etnia e agiscono insieme, vabbè, solite robe. Poi, numero 84 per Spider-Man, un numero che ho trovato abbastanza orripilante, o meglio, le storie sono anche carine di per sé, ma non hanno molto senso. Per capirsi, il primo episodio, tratto da Amazing Spider-Man 82, scritto da Saladin Ahmed e disegnato da George Fornes, è praticamente un episodio di Dylan Dog, ma davvero, e non ha un senso questa cosa, perché... Sì, ci sta una storia horror ambientata nel mondo di Spider-Man, ma è talmente poco credibile che sinceramente ti fa un po' cadere le braccia per come viene realizzata, proprio per questo vago problema che non ha molto un senso. E vi dirò, più o meno la stessa cosa vale anche per l'episodio seguente, che non è assolutamente chiaro dove voglia andare a parare. Quanto di quello che avvenga avviene davvero oppure no? In realtà sembra che avvenga tutto per davvero, anche se non ha senso e non sembra. Insomma, pessimo dal punto di vista della scrittura, ma d'altronde Patrick Gleason è un disegnatore in teoria, ma qui scrive la storia e temo che non lo sappia fare. Ma perfetto, in ogni caso i disegni non sono male, soprattutto in certe scene mezze oniriche tipo questa. Figo. Però no, è decisamente un numero che non mi ha fatto impazzire, per quanto la prima storia sia anche bellina. Solo che fosse stato un what if avrebbe avuto più senso, forse, ma ok. E poi Ray Conan 1, che io non volevo comprare in spillato, volevo aspettare che uscisse in volume, ma in fumetteria l'avevo in casella, non me ne sono accorto né ricordato, l'ho pagato, l'ho portato a casa e vabbè, a questo punto me lo tengo e probabilmente finirò la serie così se mi piace, però ho intenzione di leggere almeno questo primo numero per capire se ne vale la pena o no. Gli autori sono interessanti, sono Jason Aaron e Mahmoud Asrar, quindi visivamente è comunque figo e lo potete vedere con i vostri occhi, però non mi interessava così tanto. Vabbè. Dopodiché abbiamo Moon Girl and Devil Dinosaur, Luna Piena, un fumetto molto teen. Ho già comprato il primo volume in questo stesso formato, che è estremamente conveniente perché sono più di 250 pagine a 9,90€. È un po' più piccolo del comic book classico, però secondo me ne vale la pena. Ora, il personaggio non è che sia così importante e interessante, ma visto il prezzo io non me li faccio mai sfuggire questi, anche perché sapete che comunque sono un grande affezionato di Mamma Marvel e quindi si fa. Chiudiamo Marvel con Deadpool Black, White and Blood, che era uscito settimana scorsa in teoria, ma che non avevo trovato in fumetteria in realtà. Magari c'era e non l'ho visto, però non ci ho fatto caso e quindi me lo sono recuperato direttamente dal sito. È il solito albo scritto da un sacco di autori diversi. Qui abbiamo 12 storie di 12 team creativi, raccolti poi in America in 4 albi singoli, e ovviamente visivamente sono molto 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 fighi e anche molto molto diversi l'uno dall'altro. Per quanto io non sia un gran fan di Deadpool, anzi è un personaggio che non mi piace affatto, sono comunque un tipo di fumetti che non mi faccio sfuggire, perché comunque è bello averli in libreria e poterli anche solo guardare come artbook vale super la pena per la dimensione enorme delle tavole. Comunque, fra gli autori coinvolti, giusto per mettervi un po' l'acquolina, abbiamo Tom Taylor, Phil Noto, Wiles Portacio, James Stocco, David Lapham, Daniel Warren Johnson, Michael Allred e tanti tanti altri, quindi assolutamente un volume che secondo me vale la pena quantomeno sfogliare per capire se è di vostro gusto. E con questo abbiamo finito anche con Marvel, passiamo agli altri fumetti, iniziamo con un recupero da oltreoceano, ovvero Undiscovered Country, volume 3. Purtroppo non sto comprando la versione salda press perché mi sono fatto invogliare dai primi numeri a prezzo bassissimo in versione originale, poi non ho voglia di leggerla in inglese, quindi boh, è una roba un po' stramba, ma prima o poi mi metterò a leggermi tutto Undiscovered Country, però li sto un po' accumulando e vabbè, quando li trovo in offerta li piglio. Sinceramente, se non avete tutta questa voglia di leggere in inglese, conviene decisamente orientarsi sugli albi italiani. Ci sto pensando ultimamente che forse dovrei smettere di comprare cose in originale, a meno che non sia super super interessato e quindi li lega subito, altrimenti mi rimangono lì e poi mi passa proprio la voglia di mettermici, ma non per altro, ma perché sì, l'inglese lo capisco, non ho particolari difficoltà, però è uno step in più dover comprendere un'altra lingua, quindi comunque ormai questa l'ho iniziata così, continuerò a comprarla in edizione originale. Olè. Poi invece abbiamo l'ultimo volume brossurato di Star Wars, il 13, con cui finisce la prima serie Marvel di Star Wars prima del rilancio che è avvenuto in spillato ormai credo quasi un annetto fa. Tra l'altro sta per arrivare il primo volume di quella serie che non vedo l'ora di recuperare. Purtroppo da qui in poi saranno cartonati, giusto perché così stanno meno bene insieme in libreria. Non l'ho ovviamente ancora letto, però vabbè, è la serie di Star Wars, si ama a prescindere e si prende a prescindere così. Dunque, passiamo a BD con due proposte interessanti. La prima è Seven Secrets, numero 2. Il primo episodio non mi era dispiaciuto, testi di Tom Taylor, disegni di Daniele Di Nicuolo,
una misteriosa associazione segreta che protegge alcune valigette che contengono dei segreti fondamentali per gli equilibri del pianeta. Devo dire che non mi ricordo più tantissimo del primo volume, che è uscito un po' di tempo fa, però magari gli do un'occhiata giusto per rinfrescarmi la memoria e poi mi leggerò anche questo. In ogni caso ricordo che mi aveva decisamente piaciuto e quindi ho comprato il secondo molto volentieri. Poi l'altra novità invece è Something is Killing the Children, volume 4, e devo dire che in realtà io avevo ancora il 3 da leggere quando ho comprato questo, ma ora l'ho letto, quindi posso tranquillamente leggermi anche il numero 4. Tra l'altro il numero 3 è stata una gran bella lettura, ve ne parlo meglio magari in live la prossima domenica. Non vedo l'ora sinceramente di sapere cosa avverrà in questo quarto volume, che inizia una nuova storyline dopo la prima che si è conclusa nel volume scorso. In ogni caso super interessante. E poi ho comprato anche The John Byrne Collection 2, secondo volume, The Next Man di John Byrne, una serie anni 90 particolare scritta dal grande scrittore canadese, credo sia canadese. Anche qua devo dire che il primo volume non l'ho ancora concluso perché è piuttosto lungo, ma mi sta piacendo parecchio. Continuerò la lettura e poi mi dedicherò a questo, che si è molto figo, anche se è un po' caro, costa ben 34 euro, ma vabbè, sono un sacco di pagine, capiamoci, o quasi 350, però il prezzo si fa un po' sentire. In ogni caso, se amate i classici, da darci un'occhiata. E con questo passiamo finalmente ai manga. Croce e delizia. Iniziamo con Goen. Intanto ho acquistato il numero 41 di Karakuri Circus di Kazuhiro Fujita. Mancano due numeri alla conclusione. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Non ho nient'altro da dire. Poi, terzo numero per Kazajiro Afferra Tatami. In teoria era già uscito un po' di tempo fa, ma l'ho trovato in fumetteria solo questa settimana e quindi l'ho comprato. Manca il quarto, che comunque esce nella settimana in corso, per cui no problem. Kazuo Koike e Goseki Kojima, una garanzia di qualità. Se vi piacciono i fumetti di samurai, fateci un pensierone. E poi una novità di Goen, che in realtà era uscita da un po' di tempo, l'ho riordinata su Amazon perché in fumetteria non c'era più e finalmente mi è arrivato. Ecco qua, Drifting Net Café di Shuzo Oshimi. Shuzo Oshimi mi piace molto come autore, disegni particolari, come sempre va a indagare sulle pulsioni dei suoi protagonisti e qui li metterà decisamente in difficoltà quando all'improvviso da un internet caffè si ritroveranno in un mondo devastato e dove le possibilità di sopravvivere sono molto molto basse. Cosa accadrà nei prossimi volumi non ne ho idea, il primo numero mi è piaciuto parecchio, ve lo consiglio, sì, dategli un'occhiata. D'altronde, ribadisco, è Shuzo Oshimi, c'è decisamente da fidarsi. Quindi, con questo passiamo a un recupero che ho fatto. Non è ovviamente un manga, ma è un artbook ed è Tetsuya Terada, Real Side. Un volume molto molto particolare per tutta una serie di ragioni. La prima è che, se togliete la sovracopertina, all'interno non è un normale cartonato, ma sono fondamentalmente due parti di cartone incollate sopra la rilegatura. È stranissimo da vedere. Sembra quasi un oggetto fatto in modo artigianale, anche se poi ovviamente non lo è. Ed è un artbook davvero particolare anche soltanto nelle dimensioni, nel senso che è molto stretto, però è alto. Ha un formato strano se lo compariamo ai libri normali, che generalmente sarebbero alti tipo... In ogni caso, sono le illustrazioni del grandissimo Tetsuya Terada, che come vedete crea disegni giganteschi con solo un pennarello in molti casi. E la particolarità è che oltre ad avere le varie immagini a tutta pagina, quindi tipo così, all'interno del volume troviamo anche proprio le particolarità in dimensione 1:1, quindi pezzettini del disegno zoomati nella dimensione reale. Molto molto figo, devo dire è un volume caro perché costa in originale $49.95, l'ho trovato in un forte sconto su Amazon e l'ho preso subito e l'ho pagato tipo 30 euro, adesso credo stia a 39. Sicuramente da acquistare solo se ben scontato, però se amate l'artista lo consiglio assolutamente. Poi, proseguendo, passiamo a Panini, Planet Manga, e iniziamo con Batman e la Justice League 2. Un fumetto strano, l'ho già letto, non sarebbe da comprare se non fosse per Shiori Teshiroji, che però io apprezzo molto per i suoi Cavalieri dello Zodiaco Lost Canvas. Devo dire che il manga non è nemmeno così male, riesce a unire in modo intelligente e anche piacevole le mitologie dei supereroi DC con un mondo prettamente manga. Devo dire che certi suoi personaggi li apprezzo di più, altri molto meno. Tipo il suo Superman è oggettivamente orribile. Tutti gli altri però devo dire che mi piacciono, nel senso che Batman funziona decisamente meglio, ma anche banalmente Aquaman. Non so perché Superman non lo riesca a fare in modo decente. Comunque carino, for fans only, ma carino. Poi, quarto numero per Die Dark, di cui mi piacerebbe parlare anche, ma non ho ancora letto i numeri 2 e 3. Non lo so perché, sono lì sul comodino e devo decidermi a farlo. Sapete quando avete un blocco e non... Oh. Però il primo numero mi è piaciuto un sacco, quindi non vedo l'ora di leggermeli. Appena riesco a trovare un buchettino lo faccio.
Poi, numero 15 per Boruto, Next Dimension, che ancora ha la doppia copertina. Che cosa strana, non ci sono più abituato. Vabbè, è il solito fumetto sequel di Naruto, consigliato no, opera originale supervisione di Kishimoto, disegni di Mikio Ikemoto, vabbè, solo per i fan super fan. E poi, vero cult della settimana, City Hunter XYZ 10 di 12, ne mancano due, e viva e viva, sta per finire, non vedo l'ora, almeno ce li ho tutti. E prima o poi li leggo anche tutti, ho letto tipo solo il primo, ma anche questo si farà. Non ho fretta, ma volevo avere una delle opere più importanti del manga in generale. Proseguiamo e chiudiamo con J-Pop. Nessuna novità specifica, ma tanti fumettini carini, iniziando dal terzo volume di Buddha. Ne ho già letto metà, tra l'altro, vedete c'è il segno. Gran bella serie Buddha, devo dire che fra quelle di Tezuka che ho letto di recente è quella che mi ha preso di più, e infatti lo leggo appena mi arriva a casa. Ora finirò con calma di leggermelo, sono botte di 400 pagine, ne vale assolutamente la pena, soprattutto se non conoscete tanto la storia del Buddha, un po' come me, sinceramente non ne so nulla, e tra l'altro non ho idea se quello che leggo è storico o molto molto romanzato, non ne ho la minima idea. Certo, certe cose comiche si capisce e sono aggiunte, però un bel mistero, mi verrebbe quasi voglia poi di andare a indagare quale sia la storia ufficiale, ma vabbè. Poi, 14° numero per Tokyo Revengers, il finale mi ha fatto fortemente storcere il naso, o meglio, non tanto il finale quanto gli annunci del prossimo numero, vedremo dove va a parare, spero non dove annunciano. In ogni caso, la serie in generale mi è piaciuta fino a questo volume, spero continui così, anche se mi hanno detto che c'è un po' un calo e ho un po' paura, ma lo sapete che io odio i viaggi nel tempo, ve l'ho già detto, sì, io odio i viaggi nel tempo. Poi, 10° volumetto per Blue Period, solita storia di ambientazione scolastica, universitaria in questo caso, nel mondo dell'arte, un fumetto che sinceramente continua a piacermi, ve lo consiglio, a scatola chiusa sì, i disegni non sono proprio la cosa più classica possibile, però devo dire che quando fa gli sfondi sono fighi, probabilmente usa delle foto per ispirarsi parecchio, però nel complesso ci sta, la trama funziona, i personaggi sono piacevoli, consigliato. E chiudiamo con una piacevole sorpresa, almeno per me, ovvero il secondo volume di Alice in Wonderland, J-Pop riproposta in volumi doppi, molto 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 carino. Devo dire che la lettura di questo secondo numero mi è piaciuta forse più del primo, sono curiosissimo di sapere come andrà avanti, gran bella lettura, devo dire, tosta, intensa, bel ritmo, inquietante, mi piace, devo dire proprio un fumetto che se non avete mai letto vi consiglio di provare perché ne vale la pena di brutto. Quindi, con questo abbiamo finalmente concluso. Io intanto vi ringrazio di aver seguito il video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. E, come sempre, fatemi sapere nei commenti cosa avete letto, cosa avete comprato, se mi sono scordato qualcosa di fondamentale settimana scorsa e non questa. E noi, come sempre, direi che ci vediamo al prossimo video che spero arrivi presto. Ma l'ho visto in un fumetto. Luna pienoso.